Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e oggi ci ritroviamo sulla Be Happy. Allora ragazzi, in questi giorni sono andato pochissimo avanti, diciamo, col mondo, anche perché comunque volevo registrare. E allora, diciamo che partiamo da Epsi. Prima di tutto, avevo un po' di problemi con questo impianto qui, ovvero la generazione di energia tramite il charcoal. Poi ho risolto così, ho spostato tutto quello che c'era qui, tra l'altro dovremmo riempire gli steam generator dove forse tutto c'è anche, vedremo. E comunque ho fatto questo mini impianto qui. Il primo è quello dei culinieri, ne ho aggiunto altri tre, se non sbaglio, altri due non mi ricordo, sono tutti totalmente pieni. E se non erro questi alimentano l'applied, l'impianto dell'applied, quindi nessun problema per quanto riguarda l'energia. Arrivano a produrre 1300 redstone flux su tick più o meno, quindi moltiplicato per 4 arriviamo a 5200 circa. Poi questa parte è praticamente dedicata al smeltamento della legna di produzione, diciamo, del charcoal vero e proprio. Infatti mi arrendo, questo non serve a niente. Stavo provando a vedere quanto consumasse in termini di energia la produzione di un bucket di lava con il lava fabbrichetto, anche se non è che sia molto importante. Poi qui abbiamo aggiunto una fila di steam dynamo e come vedete da qui, erano pieni prima. Boh, ma io non lo so, cammina da solo o devo metterci un chunk loader secondo me. Perché ogni tanto tipo mi fa degli scherzi e questa chest si svuota così. Infatti mi aveva tipo incasinato a livelli oceani perché non avevo più charcoal nella chest, non avevo più charcoal da nessuna parte in realtà. E questo era una brutta cosa. Allora, la turbina. Io per quanto riguarda le turbine avevo intenzione di fare qualcosa di più grande, di una centrale tipo con 4-5 turbine almeno, che alimentavano tutta una serie di cose, tutto veniva mandato dentro un tesseract ovviamente, e quel tesseract sarebbe andato ad alimentare questa batteria che voglio fare, perché ovviamente ancora non è totalmente piena. Voglio fare tutto questo quadrato, che è 6x6x5 dovrebbe essere, allora sono 1, 2, 3, 4, no, per 4, e praticamente voglio fare un quadrato 6x6x4, ma siamo sicuri che è 6x6x4? 1, 2, 3, 4, ah no, è per 5, infatti mi sembrava strano, quindi una batteria gigante, non molto gigante comunque sia, che praticamente mi dia una sorta di backup di energia in caso mi finisca tutta quella prodotta dagli impianti. Qui abbiamo messo il Tesseract che praticamente gli manda l'energia prodotta dagli Steam Dynamo per il momento, poi ovviamente provvederemo a metterne di più. E ovviamente queste sono le leve che ne attivano o ne disattivano il funzionamento. In caso noi vogliamo comunque evitare una produzione da parte di un'energia, chiudiamo questo, il coso del, cioè il coso, l'impianto relativo a questo tesseract si riempirà di energia e quindi praticamente cesserà di funzionare. Perché una volta che in Minecraft un impianto energetico raggiunge il massimo di capienza, ovviamente si blocca e non produce più energia. Avrà praticamente energia totalmente piena quell'impianto, però ovviamente rimane totalmente fermo, senza produrre, senza consumare. Infatti adesso come arriverà al massimo questa batteria, l'energia inserita sarà pari a zero. Ora ovviamente metteremo tutti i tesseract di tutte le fonti energetiche collegate a questa batteria e poi faremo uscire il tutto da un altro tesseract. Piano piano faremo anche questo. Vediamo se mi ha craftato altre vibrant. Me ne ha craftato 6, ma stavi craftando anche altre se non sbaglio, vero? Sì, altre 4, vabbè. Per il momento 6 va bene, va più che bene. Vi ricordo che questa batteria è modulare, praticamente. Ogni pezzo che ne aggiungete fa parte del suo insieme, diciamo. No, allora qua non ci deve essere niente.
praticamente va ad aumentarne la capienza. Inoltre, questa batteria, avendo un output di 750 Reston Flux su Tick, mi ricarica quasi istantaneamente questa tuta qui. È molto più veloce a caricare, ovviamente. Oh, benissimo ragazzi, oggi cosa faremo? Oggi volevo iniziare a produrre della lava, ma non come stavamo facendo dal Nether, che abbiamo visto che dal Nether non è infinita la lava, ma bensì dalle api. Allora, in particolare, avevo già visto un paio di crafting, ma in realtà non mi era venuta in mente un'idea per unire le due cose. Io per fare la lava posso fare in questo modo qui. Allora, se mi dai il crafting della lava, grazie. Andiamo avanti. No, aspetta. Quiz. Ecco qua. C'è il fosforo insieme alla sabbia, ovviamente non ci metteremo la terra perché, a parte che ci dà di meno la terra, e poi anche perché vediamo 1600 con la cobblestone. Vabbè, allora ci basta solamente un'industria da piedi. Poi ci servono i production upgrade in quantità di 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetto. E poi mi serve un automation upgrade. Thank you. Allora, la Fiendish, probabilmente vorrà il deserto, cioè il deserto, no, il simulatore dell'inferno. E infatti, quindi, Hell in the King, no, Hail to the King, perché la stavo sbagliando? Vediamo. Allora, contando che gli abbiamo messo il gene di production fastest, l'ape ha una produzione di 55% di quel combo più production upgrade, me ne da 2. Vabbè, ora lo facciamo produrre un po', però sinceramente questo è il posto più sbagliato. Allora, io posso fare così, però tanto l'energia gli arriva lo stesso. Perfetto. Ora, più che altro, un'ape potrebbe darmi tutta la lava di cui ho bisogno. Ci serve uno squeezer, prima di tutto. Squeezer, ecco qua. Quindi, poi un igneous estruder, ce l'abbiamo già. Ma potrei averlo resonant? Forse ce l'ho lì, ma quello lo sto usando per farmi gli ottuple... cobblestone eccetera. No, mi serve qui questo. Vabbè, tanto non mi serve così tanto la... potrei usare questo reinforced, che probabilmente ha già gli upgrade del caso. Infatti dammelo. Poi mi serve un pulverizer, che ho per forza, eccolo qua. Poi mi serve un tesseract, che non ho, ma dovrei poterlo fare molto velocemente. Vediamo, sperando che nel fluid transposer ci sia... sì, come no. Ah, qui ragazzi, praticamente ho messo a smeltare tra virgolette delle api ferrous, perché ne avevo veramente troppe, e mi sta facendo il liquid DNA. Adesso è fermo perché ovviamente dovrei fare i genetic labware o qualcosa del genere, ma ovviamente non ne ho assolutamente voglia adesso di... Oh, me la mandi il Tesseract, per favore? Ogni volta non so perché, quando mi fa... Oh, ci metto 30 anni. Tesseract, perfetto. Che poi che stupido, il Tesseract di... Ah no, devo alimentare lo squeezer, è vero. Quindi prima lo proviamo qua, poi ovviamente lo proveremo magari... Allora, squeezer... Quindi facciamo così. Il news extruder possiamo metterlo anche sopra il pulverizer, quindi non ho bisogno di metterlo così. E potrei voler eliminare la gravel. Sì, posso voler eliminare la gravel, anche perché diciamo che lo sta già producendo quell'impianto lì, quindi
Allora, lo squeezer non lo voglio mettere accanto al pulverizer perché dobbiamo fare un'altra cosa. Item duct. Item duct non vuole sentito. Poi mi serve retriever. Chest. A me sinceramente che mi riempa questa chest di sabbia me ne frega poco e niente. Allora noi gli dobbiamo dire che invece qui dentro ci deve essere sempre uno stacchio di sabbia. Perché? Allora, perché noi sappiamo che ha bisogno di una unità di sabbia per poter produrre 2000 millibucket di sabbia, di lava. Allora, se mi permetti di andare un po' più veloce è meglio, quindi gli lasciamo uno stack, così è sempre più stack extracted, no, vai a 1-1 e gli diciamo whitelist e qua gli mettiamo ignored, così lui richiederà la sabbia ogni qualvolta ne avrà bisogno, ovviamente. Ora a noi serve innanzitutto un lava bucket, bucket, ci abbiamo anche l'acqua, very good, very very good, quindi facciamo così e sì, vabbè, così lui inizia a produrmi. Poi dobbiamo dire, vediamo cosa sfruttiamo, l'energia dei pannelli solari che non la sto più usando. Qua dovrebbe essere tutto pieno, perfetto, e qua inizia a produrmi la mia incantevolissima. Dove cacchio me la sta mandando ora la sabbia? Ma dove la sta mandando la sabbia? Ah, che idiota, dentro lo squeeze. Matt, va bene. Allora, scusate, mi serve un centrifugo adesso. A parte questo sclero momentaneo. Quindi facciamo star di Casey e un centrifugo. Very good. Ora, centrifugo o non centrifugo? Questo è il problema. A me serve un ender chest adesso. Ender chest. Ne ho tre. Perfetto. Poi, vediamo un po' come lo vogliamo fare. Con red? Sì, lo mettiamo centrale e basta. Allora, vediamo un po'. Mi dobbiamo mandare il fosforo qui dentro. Quindi lo manderemo. Perché c'è una pozione qui dentro? Vabbè. Dettagli che non saprò mai. Ah! Bravo. Così. E facciamo così. Ora mi serve un servo. Perché non ho preso un servo? Io prendo sempre tutto velocemente. Invece no, oggi no. Oggi devo fare le cazzate. Allora, facciamo così. E ti diciamo ignored. Perfetto, tanto per il momento non c'è niente. Ora, qui dentro la refrattari watts non dovrebbe arrivare. Siamo persone che vogliono risparmiare lo spazio. Perciò andiamo send 64 e diciamo 1-1. Ignore, come prima. Perfetto, ora mi servirebbe un bel resonant energy flux duct, come cacchio si chiami. Allora, over attivati, perfetto. Tu non mi servi, faccio passare da sotto per motivi di bellezza, anche se poi questo impianto verrà tolto da qui. Ok, l'energia sta arrivando. Ora mi serve. Possiamo fare così. E tipo dirgli. Simmering comb dovrei averne. Perfetto. Vediamo. Ok. Io ti dico, richiedimi anche questi. Dovrebbe vederli anche dalla centrifuga. Li vedi? Sì, li vede. Perfetto. Quindi
se io ti faccio, però ho paura che si incasini tutto. Posso fare ma perché questa Ender Chest? No, l'Ender Chest deve essere collegata al coso, aspettate che la prendo. Mamma mia, è utile questo cacchio di offer, però lo odio come con tutto il cuore. Allora, vediamo un po', mi serve la Crescent Armor. Crescent Armor, perfetto. E facciamo una cosa così. Questo lo tolgo. Mazzo, però rimane la Refractory Wax. Vabbè, quella la eliminiamo. Allora, sì, la possiamo anche eliminare in un altro modo. Possiamo fare così, così. Qua, vabbè, ci mettiamo il retriever, poi vediamo come cosa fargli arrivare lì. E poi qua ci mettiamo un'altra Ender Chest e un altro retriever. Qua prendiamo il blu, lapislazzo ne ho 16k, veramente pochi. Allora, qui era il primo, perfetto. Facciamo così. E andiamo a vedere la situazione qui. Oh mio Dio. Allora, prendiamo un po' di ash e un po' di simili in combo. Poi qua facciamo red centrale. E poi facciamo così. E ti faccio Resonant Servo. Mandarmi tutto lì. Perfetto. Ora torniamo di nuovo all'impianto dell'Applied Energy Stick. È un po' puttanaglio, sì, ha voglia. Allora facciamo così, qua mi deve mandare solo i Simmering Combo. E facciamo Ignored. Dovrebbe iniziare a mandarmeli. Perfetto, scusate. Allora, scusate, mi stavano chiamando. Dicevo, qua abbiamo messo che mi richiama i Simmering Combo. Quindi qua arriveranno i Simmering Combo. E qua dobbiamo dirgli che questo retriever vorrà il Refractory Wax, che poi elimineremo ovviamente, e l'Ash Ignored. Ora da qui dovrebbe arrivarmi. Perché l'ash non me la prende? Ah sì, se dico di non farlo passare. Perfetto, 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 perfetto. Qui dovrebbe essere tutto ok, quindi lì dovrebbe finire solo quello che voglio io. Questo mettiamo qui e questo mettiamo qui dentro. Ok, dovremmo stando producendo. Minchia, un italiano proprio a livelli osceni, devo dire. Allora, adesso non ci resta che fare una cosa. Drum. Vediamo un po'. Drum potrei farlo, potrei iniziare a accumularlo nel Bedrockium. Che palle. Non ho ancora fatto il Bedrockium purtroppo con i blocchi da 8 perché. Ma che cazzo sto facendo? Compressed quadruple, facciamo così e facciamo così e poi facciamo Bedrockium. Very good, facciamo così, così. E così dovremmo esserci, ne facciamo 12, perfetto, mi escono anche 2, quindi gold, facciamo così, facciamo 64, poi iron, 30k di iron, così senza colpo ferire. Contate che non sto su un server e se questo mondo fosse in un server probabilmente sarei sommerso di materiali e sinceramente preferisco che non sia così perché l'impianto dell'Applied è capiente ma non fino a questo punto. Allora io direi di fare in modo che riesca a vederlo, quindi così, e poi un fluidat hardened possibilmente perché sennò me lo distrugge.
così e così. Oh, dovremmo iniziare a produrre un bel po' di lava. Adesso ragazzi, la quantità di lava è veramente molto poca, nonostante stia crescendo a livelli veramente esagerati. Però ragazzi, quello che vorrò, che farò io, sarà moltiplicare questo impianto per un paio di volte. Anche quello delle api, perché faremo ovviamente questo impianto qui sarà trasferito nell'impianto energetico. Ora io stavo provando, perché ovviamente volevo provare a vedere il tutto, come potesse funzionare. Ah, qua dovrò eliminare tra l'altro, allora facendo così, trash can, così, e a te ti piazzerò qui dietro. Dovrebbe mandarmeli via in automatico, che perfetto. Qua si sta accumulando di lava, non mi interessa che si accumuli, tanto mi va bene così. Allora lo trasferiremo lì negli impianti energetici, perché la lava che produrremo qui alimenterà i nostri lava dynamo o magmatic dynamo. Oppure ragazzi, stavo pensando che oltre ai magmatic dynamo ci sono i lava generator dell'Extractivities, potremmo fare anche quelli, potremmo provare a vedere quanta energia genera un lava generator, poi vabbè moltiplicato per 64 e vedere quanto energia genera uno di questi, e poi farlo ovviamente. Per il momento direi che è veramente tutto, io sono Matt e ci vediamo alla prossima.